Mi chiamo Paolo Terrazucchi, faccio parte della barca di Cognento e anch'io da circa 2 mesi frequento il gruppo editori di voci. Prima di entrare nel merito dell'operatore di voci, volevo fare un po' di storia, perché prima col filmato che avevamo visto io ho sentito la caparbietà della psichiatria ottocentesca, i manicomi dell'Ottocento, in cui c'era veramente delle cose terribili là dentro. E grazie a Basaglia siamo arrivati alla legge Basaglia, la quale ha stabilito che i manicomi andavano chiusi tutti, e così è stato fatto. Il problema però è che Basaglia è andata avanti perché c'erano gli americani dietro con le medicine e i psicofarmaci, e fino allora in Italia non c'erano ancora. E così quindi ci manca una risposta concreta alle dimissioni. Cioè, le dimissioni dell'ospedale psichiatrico sono avvenute, però con dei servizi dell'igiene mentale, psichiatrizzando i malati con la schizofrenia paranoide, ad esempio. È stata una parola che mi ha sempre servito, questa qua. In realtà mi hanno spiegato che vuol dire violenza a se stessi e agli altri, e io sono allora sono schizofrenico. Per alcuni medici, ad altri medici sono neurotico, mi hanno dato tutti e due, uno una pensione, uno l'altra, e questo è il gioco della psichiatria, ti dà le medicine, non ti guarisce niente, ti fa stare solo un po' bene, e poi dopo ti dà dei privilegi, che non si ha bisogno di soldi quando si sta male, ci vuole solo un po' di comprensione, di umanità, di sincerità. Io sento le voci della polizia, dei servizi segreti. E per me sono veri questi qua, non sono delle balle, perché mi fanno stare molto male. E volevo dire un'altra cosa. Vabbè, nell'ambito dei rapporti interpersonali tutti siamo terapeuti, perché non ci sia a livello nazionale un'esperienza del genere. Basta. Arrivederci, grazie. Grazie Paolo. Io sono Giordano Corrado, vengo da Modena. Ho avuto le allucinazioni che mi hanno portato a essere una persona tranquilla, tranquilla e serena. Cioè, il fatto delle voci è un problema veramente serio, che va affrontato in maniera abbastanza adeguata. Dicevano che Corrado Giordano era un pazzo. Cioè, Giordano Corrado invece è una persona per bene, una persona tranquilla e non dà fastidio a nessuno. Cioè, per quanto riguarda le allucinazioni sono frutto della mente di una persona, sia che prende, cioè, che la persona stessa non riesce a. Cioè, la persona non riesce a reagire, non riesce a reagire in maniera. Scusa Corrado, Non una persona non riesce a reagire solo perché sente le voci che poi la portano ad essere agitato. Cioè, convivere con le voci non è una cosa seria. Cioè, è una cosa seria. Convivere con le voci è convivere con se stessi. Nel senso puramente facoltativo della giornata, cioè se io penso a quante voci sento io, cioè sento parecchie voci, ma non mi funziona il microfono. Allora io volevo ripetere appunto questo, io per quanto riguarda le voci sto cercando di collaborare su questo fatto delle voci. Ci sono voci malevole, non benevole, che cercano di distruggermi fisicamente e mentalmente. Cioè, sono voci che vengono dall'esterno, ma anche dall'interno. Se reali, si sono veramente. Solo che io prendo i farmaci, ma i farmaci, cioè, se i farmaci producono degli effetti collaterali molto elevati.
Per cui prendere molti farmaci non è una cosa giusta, secondo me. Io, per quanto riguarda le voci, io sono pieno di voci, lo sento sia dall'esterno che dall'interno, ma sono voci che esistono realmente, esistono realmente queste voci. E quindi io vorrei sapere come bisogna fare per sconfiggere queste voci, per mandarle via e per non cercare di non compromettere la persona che si trova in una situazione abbastanza grave. Cioè, diciamo che le voci devono andare via. Cioè, le voci devono andare via perché danno fastidio e producono degli effetti collaterali. Cioè, se uno li affronta con saggezza, beh, è meglio. Cioè, ma comunque anche con gli effetti collaterali dei farmaci. I Grazie. farmaci, se presi in modo abbastanza. Sì. Corrado, grazie, grazie molto di questa sua domanda, alla quale proviamo a dare una risposta io e Andrea. Vuole cominciare lei, Andrea? Dunque, secondo me il problema che hai è un problema abbastanza grave, come ce l'avevo io all'inizio. Il fatto di sentire le voci dentro alla persona è molto più fastidioso. Ripetiamo alla Cristina che cosa ha detto Corrado, che non ha sentito bene, così poi interviene anche lei. Corrado ha detto che praticamente sta male sentendo tutte queste voci interne ed esterne e chiederebbe un consiglio come fare per sconfiggerle. Hai sentito? Hai sentito, Cri? Sì, vai. Vai, vai, Cri, vai. Come intervenire sulle voci? Se parliamo di voci perentorie, di Alza insistenti, questo. con Alza dei questo. comandi. Io parto dal presupposto che questa è la domanda. Parliamo di voci insistenti con dei comandi, perché di solito Sì, diciamo si è più è questo. sentito. Ok. Allora, in questo caso, come viene consigliato tutti, no? Come è stato detto stamattina dalla dottoressa, bisogna chiedersi come le senti e che cosa dicono queste voci, al che un uditore se stesso dice ok, mi sta dicendo questo e questo non ha senso, però essere uditore di voci vuol dire udire le voci, non ascoltarle, che è diverso, cioè udirle vuol dire sapere che la voce ti dice sempre quella cosa, mettersi ad ascoltarle vuol dire offrire loro la possibilità di dare un seguito. E quindi quella perentorietà del comando ripetuto con le stesse parole, nel momento in cui ci mettiamo ad ascoltare le voci, il contenuto può avere un seguito. In questo modo ci dà la possibilità di interazione personale, perché parlare con le proprie voci in questo contesto vuol dire parlare col proprio problema. Può darsi che si sviluppi qualcosa, un lavoro che bisogna fare. Perché soli non è facile farlo, no? Faccio un esempio. Chi sente le musiche, la zona di Milano, tantissimi uditori vengono mandati a me perché sono le musiche e chissà perché la Lombardia alta, questo fenomeno delle musiche è altissimo. Chi sente le musiche impazziscono tanto quanto chi sente le voci che dicono ucciditi, fai. E gli uditori di voci sentono la musica, ma non l'ascoltano, e guarda caso le musiche che sentono sono sempre musiche che odiano, un genere musicale odiato. Nel momento in cui nell'esercizio, quel famoso compromesso diario di ascolto che può fare, e questa è la prima strategia anche a questo ragazzo che stai chiedendo l'intervento, no, ti metti mezz'ora le voci, un orario che dice tu, il tuo potere, dalle alle, ascolti le voci, tu dai spazio a voci, in realtà dai a te la possibilità di esistere. E ritorno all'esempio delle musiche, perché? Perché ascoltando
mandorla in quella mezz'ora messo, nel momento in cui quella mezz'ora è passata, la porta più, cioè il sentirla ha un volume più basso di quello in quella mezz'oretta si ascolta, è più difficile farlo che farlo. Quindi cosa fare domani le voci? Mettersi mezz'ora al giorno ad ascoltarle, non a interagire con lo esprimerti e credere tutto ciò che dicono. Di corsa alla mezz'ora ci si ferma usando il proprio potere, anche se le voci vanno avanti, come capiterà, cioè domani ti do mezz'ora. Questo fa dopo 2-3 settimane, percentuali sono molto alte di attività di risultato, ok? E la persona che ha posto l'intervento, chiedo scusa, non conosco il nome, non ho sentito, è proprio quello di cominciare subito oggi. Domani e fra 2 settimane, se fa bene il conto, iscriviti e dice ok, Cri, cosa facciamo adesso? Perché è successo questo, i minuti sono questi, quindi cosa fare subito? Mettersi a lavorare, e deve fare con le voci, lo può fare dal genitore, dal proprio fattiere, dal proprio operatore, e si chiama uno spazio di ascolto delle proprie voci, che diventa uno spazio d'ascolto personale, molto profondo, molto intimo. Ok, grazie. Non ho nulla da aggiungere. Grazie a te.